attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Oh, guarda un po' quell'enorme grattacielo con una gru altissima accanto! Giusto, Dibo! Credo che stia aiutando a costruire il palazzo! Mi domando, una gru come aiuta a costruire un palazzo? Sì, idea geniale! Andremo a parlare con la gru! Mi serve il braccio acchiappatutto e le gambe estensibili! Braccio acchiappatutto, gambe estensibili, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Gambe estensibili su! Ciao! Tu per caso sei qui per aiutarmi? Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Certo, ti aiuto! Qual è il tuo nome? È Karim! Karim la gru! Oggi è il mio primo lavoro importante e sono un po' nervoso! Lo capisco! Provare cose nuove rende nervoso anche me a volte! Ti aiuteremo in ogni modo possibile! Io giro sulla mia torre, che sarebbe il mio corpo alto e lungo. Lascio andare giù delicatamente questo, che è il mio braccio lungo. Ora posso usare il mio gancio per sollevare questi mattoni molto pesanti. Non riesco a smettere di oscillare. L'ho preso. Grazie, Blippi. Sto ancora imparando, ma capirò come fare. Ora puoi aiutarmi con il tetto. È quel grande quadrato di vetro che vedi laggiù. Il vetro è molto fragile. Riuscirai a farcela! Ce la faccio! Ce la sto facendo davvero! Ora appoggialo su, Karim! Oh, santo cielo! Attenzione lì sotto! Preso! E ora finiamo il lavoro! Sì, bravi! Non trovi che aiutare Karim sia divertente? Ehi, ce l'abbiamo fatta! E ora conosco la risposta alla mia domanda. Una gru come aiuta a costruire un palazzo? Le gru sollevano materiali pesanti così che possano essere utilizzati per costruire dei palazzi super alti. Carica la risposta, Dibo! Sì! Grazie del tuo aiuto, Blippi! Ciao! Ciao, Karim! Sapevo che saresti stata una brava gru! Ehi, è un camion dell'immondizia! Sì, l'ho riconosciuto anche dall'odore! Wow, Tubbs, anche tu lo trovi puzzolente! E tu sei un robot! Aspetta, che cos'è questo ronzio? Da dove arriva? Oh, delle mosche! Ehi, quelle mosche sono appena entrate nel camion dell'immondizia! Mi domando, perché alle mosche piace l'immondizia? Idea geniale, Tubbs! Possiamo entrare nel camion dell'immondizia per scoprire la risposta. Mi serviranno delle ali. Ali confermate. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché le mosche adorano l'immondizia. Miniaturizzazione! Trattieni il respiro, Tubbs! Stiamo per entrare! Sono nel camion dell'immondizia! Benvenuti! Io sono Razio, la mosca! Sembra sia la vostra prima volta qui, giusto? Ciao, Razio! Io sono Blippi. Questa è la mia prima visita a un camion dell'immondizia. Un po' puzzolente, eh? Non per me! Io adoro la puzza! Seguimi! Facciamo un giro! Questo posto è il mio parco giochi! Oh, scivola, scivola! Ops, scusatemi. Ehi, Orazio, perché alle mosche piace l'immondizia? Perché è deliziosa e l'immondizia mi fa volare! Abbiamo fagioli puzzolenti, formaggio ammorbito, cartoni della pizza unti e persino poltiglie di avanzi misteriosi!
Ops, scusate, colpa dei fagioli. Se vuoi posso darti un passaggio al volo fino a un giardino o dove vuoi tu. Orazio, dove sei finito? C'è di tutto qui, nell'immondizia. Oh, questa è torta? Oh no, non era torta. Buono comunque, mi va bene qualsiasi cosa e mangio qualsiasi cosa. Orazio ha più energie adesso. Ah, ora credo di avere la risposta al perché le mosche adorano l'immondizia. È perché ne adorano l'odore e lì ci trovano del cibo. I gusti sono gusti. Carica la risposta, Tabs. Sì, signor Blippi, per me un camion dell'immondizia è come un ristorante a buffet aperto notte e giorno. Oh. Woohoo! Vai, Orazio! Grazie! Ciao, Blippi! Halloween è il massimo, Tabs! E io adoro dolcetto scherzetto! Ehi, guarda! Una casa infestata! Wow! Guarda quante decorazioni! Sono fantastiche! Hai ragione, Tabs! Forse ci sono dei dolcetti là dentro! Mi domando... cosa c'è in una casa infestata? Andiamo a scoprirlo! Pronto, Tabs? Tabs? Eh? Credo che sia meglio entrare nella casa infestata e cercare Tabs. Dovrebbe essere divertente! Ciao! Io sono Blippi e sto cercando il mio amico Tabs. Per caso l'hai visto? Ciao, Blippi! Io sono Zucchetta! Quello era un fantasma! Probabile, sì! Non l'ho visto, Tabs! Ma puoi cercarlo in questa casa piena di magico e spaventoso divertimento! Fantastico! Forse il mio amico Femorotto ha visto Tabs, è nel seminterrato. Io comincerei scendendo questa scala. D'accordo. È diventato uno scivolo. Zucchetta, Tabs, di là. Scusa. Non preoccuparti, Femorotto è abituato a essere smontato. Forse ha visto Tabs. Meglio se lo raccolgo. Io non la toccherei, fossi in te. Scusa ancora, Femorotto. Wow, forse quel fantasma fluttuante sa dov'è Tabs. Seguiamolo. Ciao, strega. Addio, strega. Beh, credo di essere in un vicolo cieco. Mi chiedo dove siano finiti tutti. Ah, forte! Una parete girevole! Congratulazioni, Blippi! Sei riuscito ad attraversare la mia casa infestata! Gli scherzetti sono finiti e ora è tempo dei dolcetti! Ah, ma aspetta, non ho ancora trovato Tabs! Tabs? Eri tu il fantasma che svolazzava in giro! Bene, adesso ho la risposta alla mia domanda. Cosa c'è in una casa infestata? Divertimento, scheletri spaventosi, ragnatele, una zucca parlante, ragni, una strega incorniciata e un Tabs fantasma fluttuante. Carica la risposta, Tabs. Grazie per averci fatto divertire tanto nella tua casa, Zucchetta. Buon Halloween! Buon Halloween! Wow! Rimbalziamo sulle dune di sabbia! E ancora! E ancora! Wow! Che castello fantastico! Onda in arrivo! Oh no! Sembra che quel castello non fosse adatto a un'onda del genere. Mi domando... posso costruire un castello di sabbia che non venga portato via? Sì, hai ragione, Tabs! Non c'è che un solo modo per scoprirlo! Devo costruire un mio castello di sabbia! Mi serviranno il braccio dell'escavatore e le zampe di ragno! Braccio escavatore, zampe di ragno confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Costruiamo un castello di sabbia che non venga portato via! Quindi dobbiamo diventare delle dimensioni giuste per poterlo fare. Miniaturizzazione! Senti che bella brezza di mare, Tabs! Wow!
Ehi là, ciao! Io sono Kela, il granchio. Piacere di conoscerti! Oh, cielo! Non mi rendo conto della mia forza! Ciao, Kela! Io sono Blippi e questa è la mia Blippi mobile! L'adoro! Allora, sei venuto a fare un bel giro? In realtà, Kela, sono qui per scoprire se so costruire un castello di sabbia che non venga portato via dall'acqua. Sei venuto dal granchio giusto! Io sono un architetto, uno scavatore e un costruttore! Posso aiutarti io, Blippi? Grazie! Allora, la prima cosa che bisogna fare è scavare un fossato, che è un modo elegante per dire buca. Ti spiego, l'acqua va dentro la buca e così evitiamo che spazi via il castello che c'è in mezzo. Quindi, ora scaviamo! Scava, 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 scava. Wow, che buca! Adesso costruiamo un castello di sabbia! Hai ragione, Tubbs! Ci servirà una pala! Finito! Guardate qua! Hai già finito, Kela! E il nostro fossato è perfetto! Il fossato è la buca che abbiamo scavato tutto intorno al castello di sabbia! Ma è grandioso! È il miglior castello di sempre! Onda in arrivo! Il fossato funziona, Kela! Vale a dire che credo di avere la risposta alla mia domanda. Posso costruire un castello di sabbia che non venga distrutto? Sì che posso! Scavando un fossato tutto intorno che raccolga l'acqua. Carica la risposta, Tubbs! Grazie, Kela! Ciao, ciao, Blippi! E continua a scavare! Wow! Wow! Wow, Tubbs! Quel castello gonfiabile è davvero spaziale! Mi domando, come sarebbe saltellare sulla luna? Idea geniale, Tubbs! Possiamo andare sulla luna e scoprirlo! Mi serviranno il razzo ausiliario, il braccio escavatore e le zampe da rana! Razzo, braccio escavatore, zampe da rana confermati! E adesso andiamo a esplorare! La Blippi mobile parte a razzo per l'avventura! Ed ecco la luna! Sì! Pronti per l'allunaggio! Ehi, mi fai il solletico! E tu chi sei? Mi chiamo Rocky, la roccia lunare, perché sono una roccia. Ciao, Rocky! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Siamo qui per scoprire com'è saltellare sulla luna. Io non ci ho mai provato da solo, sono una roccia, ma fammi vedere se... riesco ad alzarmi! Sì, grande! E allora saltelliamo! Cia, 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 cia! Sono leggero come una piuma quassù! Non avrei mai immaginato che mi sarei potuto divertire così tanto! Pazzesco restare in alto così a lungo! Oh, perché ci mettiamo così tanto a tornare giù? È per via della forza di gravità! È la forza invisibile che tiene i tuoi stivali lunari al suolo! Attira le cose verso il basso! Ma c'è molta meno gravità sulla Luna rispetto alla Terra! Perché la Luna è molto più piccola! Ecco perché fluttuiamo così a lungo! Ho la risposta alla mia domanda! Come sarebbe saltellare sulla Luna? È molto divertente! E i salti sono davvero alti! Perché la forza di gravità sulla Luna è minore rispetto a quella della Terra! Carica la risposta, Tubbs! Stiamo fluttuando! Anche se la forza di gravità ci sta lentamente riportando giù! Cia, 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 cia. Grazie, amici! Avete fatto divertire Rocky la roccia lunare come non mai! Ciao, Rocky! Continua a saltellare, Blippi! Wow! Fa veramente caldo oggi! Ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano! Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano?
Come hai detto, Tabs? Entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto. Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera. Ali, braccio escavatore, zampe da papera confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano. Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi! Ciao Mora Gelata, io sono Blippi. Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano. Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento! Oh, sì, ci sto! Woohoo! Snowboard sul gelato! Scivolo sui zuccherini! E snorkeling nel cioccolato fondente! Mora Gelata, tu ti stai sciogliendo! Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo, ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo! Che bel gelo! Come va lì dentro, adesso? Fa freddo freddissimo! Adesso sono a posto! Wow! Deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me! La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai. Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella Blippi mobile, mi si è sciolto in mano. Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci. Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo. Ecco perché li teniamo nel freezer. Carica la risposta, Tabs! Mora Gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio. A presto, Blippi! Ciao, ciao! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tabs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tabs! Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafior, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare. Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì, è dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso. È un'abitudine! Bello!
Sì, Tabs! Ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tabs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao!